Progetto Chez-moi è nato un anno fa con l'aiuto di Piacenza Vicini e questo progetto Chez-moi è dedicato soprattutto a quelle persone che hanno voglia di fare qualcosa di diverso e hanno a disposizione questo spazio. Chez-moi è nato soprattutto per fare teatro, fare eventi fotografici, fare delle attività e soprattutto per coinvolgere i nostri associati. Quindi i nostri associati, se hanno delle idee, delle cose particolari che loro vogliono fare e non hanno uno spazio dove poterlo fare, Chez-moi apre le porte a tutti. Allora, ricordiamo che siamo sopra la tua cartoleria, Esatto, siamo sopra la carta nell'edificio libreria della tua Fainola famiglia. e questo spazio era una vecchia stanza poco usata, diciamo. Quindi mi dispiaceva vederla lì ferma. E allora ho cominciato a pensare di creare degli eventi, delle cose un po' particolari, quindi ho visto che la risposta c'è stata e quindi è venuto, molti soci hanno cominciato a collaborare con noi. Ci sono dei ragazzi che fanno fotografia, gente che ha presentato dei libri, gente che suona e non il classico, diciamo, gruppo musicale, ma chi fa della musica un po' alternativa, cioè dei progetti loro strumentali o Ma musicali. qui se c'è musica non si lamenta nessuno, non hai Sì, problemi. ci sono un po' i vicini, però si cerca di contenere la musica, non è proprio il gruppo che fa musica dal vivo, sono musiche un po' di sottofondo acustico, di ambiente, diciamo, più che altro. Questo spazio dà una risposta a una carenza, no? Di luoghi Sì, dove effettuare eventi culturali. effettivamente andando in giro vedevo certi spazi che all'estero soprattutto venivano su. Quindi ho detto, perché non fare? Però non avevo il mezzo d'aiuto per metterlo in vita questo circolo. Un balcone su Piazza Borgo, una bellissima Esatto, finestra. la chicca, anche il balcone sulla finestra che dà su Piazza Borgo, che è una piazza meravigliosa, dove per i venerdì piacentini abbiamo creato degli eventi e che la gente ha risposto pienamente alle nostre si è Proposte, sì. proposte alle nostre E quali serate. sono le idee per il prossimo anno? Il programma Prossimo lo stai anno definendo? ci saranno del teatro per bambini, il classico teatro per ragazzi, per adulti, ci saranno delle serate a tema e shooting fotografici e mostre di fotografia o di arte. Con l'aiuto di Golden Dindin ci sarà un party in verticale dove è rivolto a un pubblico femminile, quindi al primo piano ci sarà un piccolo rinfresco. Al secondo ci sarà una lezione di come conquistare il loro partner e al terzo piano invece ci sarà una scuola di burlesque. Un'idea che sto pensando è che mi sono accorto che in negozio vengono spesso ragazzi del sud, perché c'è il Politecnico, c'è l'Università di Infermieristica, c'è la Scuola di Polizia e c'è il Genio Pontile. Quindi mi è venuto in mente di unire, integrare questi ragazzi qui con i nostri soci. Quindi l'idea, io l'avrei già in mente, sarebbe Benvenuti al Nord, quindi una serata con musica del sud e non so, aperitivi con, non so, formaggi e salumi di alcune regioni meridionali, quindi anche un modo per far conoscere, integrare i ragazzi che li vedo su una gruppetti, non
non fanno tanta amicizia con i ragazzi di Piacenza, poi forse mi sbaglio, però vedo che ogni tanto mi chiedono notizie di questo circolo, come va, cosa bisogna fare, e allora io cerco sempre di proporre, però sarebbe un'idea bellissima radunarli tutti, anche se lo spazio non è limitato, però già portare questi ragazzi qui sarebbe fantastico. Un altro progetto sarà una piccola scuola di teatro per Ma che bambini, sono ok? protagonisti loro, Sì, non solo sono loro pubblico. protagonisti. I tuoi genitori cosa hanno detto di questa idea? Allora, all'inizio erano un po' perplessi, però poi hanno visto che un ambiente molto bello e piacevole, e anche loro si sono integrati molto bene con i ragazzi e spesso partecipano anche loro, intervengono a delle serate, e quindi li vedo contenti e soddisfatti. Solo nel Certo. cassetto sarebbe occupare tutto questo palazzo e dedicarlo proprio, darlo in mano a gente che vuole fare, aprire progetti nuovi e idee nuove. Pensando soprattutto ai giovani, no? Soprattutto, ma anche le persone adulte, quindi è aperto a tutti, non c'è limite d'età. Piacenza ti ha dato una risposta positiva finora? Vi ha dato. Piacenza ha risposto pian pianino, anche se è un po' difficile come città, però vedo che partecipano tutti volentieri, anzi sono soddisfatti del lavoro che stiamo facendo.